Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi, benvenuti a Pietrelcina per vivere questa mattina un'esperienza di fede, l'esperienza dell'amore del Signore, il coraggio dell'amore che non evita, non si rende indifferente, ma cerca di coinvolgere l'altro. Se nella nostra vita non riusciamo a coinvolgere gli altri, ma a chiuderci in noi stessi, non faremo l'esperienza dell'amore. Faremo l'esperienza di un amore egoistico, che non è quello che vuole il Signore. Abbiamo l'opportunità quindi di vivere questo momento di grazia. Un saluto particolare a quelli che vengono da Ancona e di Afragola, ma questo saluto particolare è a ciascuno di voi che venite da vari paesi in questo luogo. Chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati e alziamo lo sguardo al Signore per riconoscerlo nei fratelli. Signore, che ti sei fatto uomo per salvarci, abbi pietà di noi. Cristo, che sei morto in croce per tutti gli uomini, abbi pietà di noi. Signore, che ci hai riaperto la via del cielo, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo. O Dio, tu chiami per nome i tuoi poveri, mentre non ha nomi ricco e pulone. Stabilisci con giustizia la sorte di tutti gli oppressi. Poni fine all'orgia degli spensierati e fa che aderiamo in tempo alla tua parola, per credere che il tuo Cristo è risorto dai morti e ci accoglierà nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Amos. Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria, distesi su letti di avorio e sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. Canterellano al suon dell'arpa come Davide improvvisavano su strumenti musicali. Bevono il vino in larghe coppe e si ungono come gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei dissoluti. Parola di Dio. Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Loda il Signore, anima mia. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Loda il Signore, anima mia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Tu, uomo di Dio, evita queste cose. Tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza e alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e unico sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto, né può vederlo. A Lui onore e potenza per sempre. Amen. Parola di Dio. Ridiamo, grazie a Dio.
Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi, neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Fratelli carissimi, la liturgia di questa domenica è molto significativa. Si parla dell'amore di Dio, ma si parla anche dell'indifferenza di noi tutti che potremmo avere. Nella prima lettura il profeta Amos richiama i notabili del loro paese per il loro comportamento sfrenato al lusso, al divertimento e potremmo aggiungere al peccato. E dice in altre parole: convertitevi, cambiate vita. Ma come noi siamo abituati tante volte a sentire queste esortazioni e
siamo quasi indifferenti alle esortazioni che ci vengono dal Papa, dai Vescovi, dai sacerdoti, perché ci siamo formati una corazza di indifferenza, indifferenza alla parola del Signore. Paolo, nella seconda lettura, fa emergere che l'importanza della fede non sta soltanto nel vivere, fare l'esperienza, ma che l'esperienza che facciamo come cristiani deve essere un'esperienza concreta. Che significa esperienza concreta? Se non ciò che ci viene detto indirettamente nel Vangelo, quello di occuparci di chi ci sta accanto, di non essere indifferenti. La prima domanda che io vorrei fare, ma non voglio la risposta, attenzione. Noi ci prendiamo cura degli altri? O vorremmo che altri si prendessero cura di noi? Il nostro modo di essere cristiani è un modo di stare solo in chiesa, di ascoltare la parola di Dio, o quello di operare nel nome del Signore e di comunicare l'esperienza di questa fede che noi diciamo di avere? E proprio il Vangelo di oggi ci fa fare questa grande riflessione. La parabola è dura e nello stesso tempo anche dolce, che chi fa da spartiacque in questa parabola è la morte. Muore il ricco Epulone, muore Lazzaro. Nella prima il ricco e il povero sono contrapposti in un confronto impietoso. Nella seconda si intreccia sopra il grande abisso il dialogo tra il ricco e il padre Abramo. Prima scena, un personaggio avvolto di porpora. Il vestito del povero qual è? Le piaghe. Il ricco banchetta a sazietà e spreca. Lazzaro guarda con occhi tristi e affamati. Agari i cani, se sotto la tavola è caduta una briciola. Il ricco Epulone che non ha nome, che potremmo essere anche noi il ricco Epulone, che ignoriamo chi ci sta accanto, chi ci è vicino. Abbiamo i nostri frigoriferi pieni, stracolmi, pronti anche a buttare la roba, ma non a dare qualcosa agli altri. Se apriamo i nostri armadi, potremmo avere tanta roba che non mettiamo da anni. Però deve stare lì. L'altro può morire di freddo. Non vuole essere, fratelli carissimi, un rimprovero, ma soltanto una presa di coscienza. Che tutta questa roba la dobbiamo lasciare. Il ricco Epulone muore. Lascia tutto. Muore anche Lazzaro. L'uno viene visto nella gloria, l'altro all'inferno. Ma non siamo neanche portati più a parlare tanto dell'inferno, tanto meno del purgatorio. Ma di che cosa parliamo? Parliamo del nostro egoismo il più delle volte. Un egoismo nella nostra fede,
nel nostro comportamento. Ci facciamo un Dio a nostro uso e consumo, un Dio personale, che non è il Dio di Abramo o di Isacco. E allora una domanda si impone con forza a questo punto: perché il ricco è condannato nell'abisso? Di quale peccato si è macchiato? Attenzione, è molto importante, perché non si parla di peccato in questa parabola. Gesù non denuncia una mancanza specifica o qualche trasgressione di comandamenti o precetti. Mette in evidenza il nodo di fondo, un modo iniquo di abitare la terra, un modo completamente ateo. Non vi è mai capitato di dire: quella persona per me non esiste più? Io passo davanti e la ignoro. Potrebbe essere mia sorella, mio fratello, ma non mi interessa. Io mi sono fatto il mio Dio. E non vi sembra che questa è una forma di ateismo? Il Signore non è così. Ricordo un aneddoto di Padre Pio, che una sua figlia spirituale, tutta devota, premurosa, in prossimità della festa di San Francesco aveva fatto tutto un programma di vita: preghiere, digiuno, astinenza, e chiese a Padre Pio il permesso di attuare, concretizzare questo piano spirituale. Padre Pio la guardò e gli disse: tu hai il permesso perché faccia questo? Ti dico di no. Devi andare a casa di tua sorella quando la famiglia è riunita e devi chiedere perdono. Quella è la tua penitenza. Non so se in mezzo a noi ci sono persone che vivono come quella figlia spirituale di Padre Pio. Voi state qui per Padre Pio oggi in modo particolare, perché vi ha chiamati. Vi ha chiamati Padre Pio a fare l'esperienza di una fede concreta, a fare un salto di qualità, ad andare oltre, a non fermarci sui nostri aspetti egoistici, ma di guardare lontano, di guardare a quell'amore, perché ci sarà un giorno la nostra fine. E ci presenteremo al Signore con tutti i nostri peccati e nello stesso tempo con tutti i nostri doni, per il bene che abbiamo fatto, ma anche per il bene che potevamo fare e non abbiamo fatto. Guardare lontano significa proprio questo: mettersi nelle mani di Dio ed essere certi del suo amore per noi. L'esperienza quindi di questa domenica deve essere quello di che gli altri non devono esserci indifferenti. Quando rimangono indifferenti vuol dire che non crediamo, vuol dire che non amiamo, vuol dire che il Signore bussa il nostro cuore e noi siamo pronti a dire no, eccomi, ma siamo pronti a dire no, io voglio camminare a modo mio. Il Signore ci interroga sulla nostra vita. Gesù non denuncia una mancanza specifica, dicevo prima, ma ci dice apertamente che tante volte siamo malati dentro di noi e non abbiamo voglia di guarire o di essere guariti. E allora, fratelli carissimi, di quale peccato si tratta? Dice un certo Vannucci:
se mi chiude nel mio io, anche adorno di tutte le virtù, ma non partecipo all'esistenza degli altri, se non sono sensibile e non mi dischiudo agli altri, posso essere privo di peccati, eppure vivo in una situazione di peccato. Al ricco Epulone non interessava Lazzaro. Il ricco Epulone era indifferente, lo incontrava, saltava sopra. Ciò che interessava era il proprio io. Ora Lazzaro è portato in alto, accolto nel grembo di Abramo, più materno che paterno, che proclama il diritto di tutti i poveri ad essere trattati come figli. E la povertà non è soltanto quella povertà materiale che noi pensiamo. Ci sono altre forme di povertà, che potremmo essere proprio noi i veri poveri di quelle povertà. E il Signore oggi ci invita ad aver fiducia in Lui, ci invita e ci ripete continuamente in questo luogo: io voglio incontrarmi con voi perché vi voglio ridare la vera vita che vi proietta nella vita eterna. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Unigenito Figlio di Dio, nato nel Padre. Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il giorno secondo le scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i morti, e il suo regno non avrà. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore da noi. Cena al Padre e al Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Fratelli e sorelle, apriamo il nostro cuore a Gesù Cristo, la parola di Dio, fondamento della nostra fede, nutrimento della nostra speranza e lievito di fraternità. Preghiamo insieme e diciamo: accogli la nostra preghiera, o Signore. Signore, la tua Chiesa sia anche nel nostro tempo esempio di povertà evangelica e continui a testimoniare lo stesso spirito di solidarietà e di condivisione che ha caratterizzato la comunità apostolica. Preghiamo. Accogli la nostra. Signori, i responsabili del bene pubblico siano impegnati a promuovere leggi che garantiscono una vita più dignitosa per i meno fortunati. Preghiamo. Accogli la nostra preghiera, o Signore. Signore, ognuno di noi possa leggere la propria vita come buona battaglia della fede, ravvivando il suo amore verso tutto ciò che è vero e buono, da gioia e apra la comunione. Preghiamo. Accogli la nostra preghiera.
la parabola del povero Lazzaro e del ricco Epulone ispiri i membri di questa comunità all'uso saggio dei propri beni, con una gestione corretta e sempre attenta a chi è nel bisogno. Preghiamo. O Padre di bontà e di misericordia, ti presentiamo i nostri doni, quelli che tu ci hai donato. Ti presentiamo il nostro benessere. Fa che ciascuno di noi si renda solidale per chi ha bisogno, attento per quelle persone in difficoltà, perché l'eventuale nostra indifferenza possa terminare ed emergere in ciascuno di noi il volto di Cristo che ama, accoglie e perdona. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta della tua Chiesa fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione.
Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concede, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Felice e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, Michele, Carmela, Antonio e Gerardo, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Pio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla potenza della parola del Signore, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Beati noi, invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore.
come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Oh,
Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché comunicando a questo memoriale della passione del tuo Figlio diventiamo eredi con Lui nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi concedi i doni della sua grazia. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gloria della vita eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Chi desidera visitare il museo per vedere le nuove reliquie di San Pio da Pietrelcina può andare senza uscire dalla chiesa sulla sinistra e vedere queste nuove reliquie.